Dal Palaboschetto di Ferrara un cordiale saluto da parte di Nicola Poletto e Alessio Leoni. Siamo qui per commentarvi l'odierna partita di calcio a 5 tra Caos Futsal Bologna e Lazio Calcio a 5. Le formazioni con il numero 10, questa è naturalmente la squadra. Nel frattempo occasionissima sempre del Bolognesi, scusate, che occupano la nona posizione, e nel frattempo rete del numero 14, Nuno, del massima serie, quindi ci aspettiamo uno spettacolo notevole. Vuole il 15 che va tutto da solo, attenzione, e i giocatori in campo sono solo 5 per squadra. Scandolara per Anderson, oh, perfetto il passaggio di Anderson per Lara che segna senza esultare, forse in maniera polemica, un grande assist di Anderson per il gol di... qualche buona occasione, sembrava difficile, tanto attenzione, però rimane lì in qualche modo. Marcelinho non si è fatto trovare pronto, un calcio di punizione già battuto per il 13, Zanetti che segna e quindi il pareggio è durato pochi minuti. Marchetti su in fase di stessia sta realizzando un'ottima partita, si invola Giasson e qui c'è la grande parata, Battaglia dice di no, ancora Volpato, grande risposta di Dosa, passare a Volpato, Volpato in orizzontale sulla destra, attenzione a questa grande risposta ancora di Dosa su palla laterale al primo tempo della partita, con questa azione del Caos, attenzione al tiro di Scandozio, angolo contestatissimo, Lara ora che fa tutto da solo, anche questa Chigno fa tutto da solo, esterno rete dove inizio che aveva fatto intervenire una grande prestazione, ma ancora Scandolara, attenzione, palla di poco l'arbitro fischia all'inizio del secondo tempo, ricordiamo il suo collega che ha deciso sulla sinistra, che si tratta di punta a una punizione, attenzione Zanetti tu per tu con battaglia in due tempi, pericoloso da parte di Nuno, era pronto ancora Volpato ad approfittarne, e qui attenzione al gol della Lazio, lo dico così insomma senza esultare perché è una papera dei giocatori, ma Lazio che poteva veramente nel giro di un minuto andare sul 4-1 e ci arriva adesso con Dimas, il numero 11, questo grandissimo gol, anche il portiere ad abbracciare Dimas. Adesso si sta guadagnando la sufficienza, attenzione a tu per tu Zanetti con battaglia, il primo tiro è stato rimpallato ma poi rimpallo favorito lo stesso Zanetti che mette la palla in gol, cerca tutto per tutto anche se deve arretrare in porta, vediamo se cerca il Golonzo e c'è, è la porta sguarnita del Caos, permette alla Lazio di andare nella mezza salma, passano il grappo, dice che è uscita e quindi rimessa per la Lazio, battuta Alcaraz al centro, attenzione gol, battaglia era entrato e quindi Andrei ci ha sentito, portiere Massi sta smarcando bene ma Marchigno fa ottima guardia, attenzione Marchigno e la rete di Marchigno per il 7-2 del Caos, non esulta neanche il giocatore di errori altrui, però ultimamente Scandolara che ci prova, grande risposta di Chicco, insomma le ultime due perché per far bene ce le ha, attenzione a questa papera stavolta del portiere laziale che concede il 3-2 per i locali, sì 3-7 volevo dire per i locali, applausi Dosa. Ora Fornari, attenzione, e qui attenzione a Anderson, Nuno, attenzione la rete della Lazio con Nuno che ovviamente vedendo la porta sguarnita non ci ha pensato due volte, ci prova qua, reclama un corner e c'è un altro gol, il nono gol
ancora il portiere sul rinvio. Possiamo dire che nella fase centrale il caos doveva semplicemente evitare la